Oggi voglio parlarti di un capitolo di Isaia che mi piace tantissimo. Sì, perché in questo capitolo ci sono dei veri e propri tesori per la nostra fede. Nel mondo di oggi risulta difficile ammirare la bellezza della natura, la varietà delle specie di piante e animali, meravigliarsi davanti all'equilibrio sottile delle leggi della fisica, che poi se ci pensiamo hanno permesso alla vita di svilupparsi, e poi non riconoscere l'esistenza di un creatore intelligente. La Bibbia va molto oltre nella definizione di questo creatore e dice che l'Eterno parla. Non si è accontentato di creare per poi abbandonare la creazione alla sua sorte, ma parla, ha il desiderio di comunicare e anche di ascoltare. Nei prossimi giorni avremo l'occasione di vedere quanto Dio ti reputi importante per Lui. Per oggi invece vediamo come fa a parlarti. Il problema è che Dio sembra essere in un'altra dimensione. Cioè, se io e te ci incontriamo, possiamo parlarci. Ma quindi come fa Dio, che vive nei luoghi celesti, a parlare proprio con noi? E soprattutto, come puoi fare tu ad ascoltare? Beh, Dio si manifesta e ti parla in tantissimi modi. Per esempio nella natura. Quante volte hai avuto stupore e hai adorato un paesaggio maestoso? Poi ci parla attraverso la parola, la Bibbia, che è una parola eterna che non cambia mai, che è una parola viva, che ti parla nel profondo del cuore e ti aiuta in quello che stai vivendo. Poi ti parla attraverso lo Spirito Santo, che vive in te. E poi ci parla attraverso gli altri. L'umanità, è vero, è capace del peggio, ma anche del meglio. E questo meglio ha la capacità di meravigliarci e portarci all'adorazione. L'Eterno ti parla. Che cosa puoi fare oggi per ascoltare? L'Eterno ti parla. Ascoltalo. Grazie di esistere. Emmanuel Gould.